Lo scenario è in peggioramento, è evidente da una mappa italiana sempre più tendente al rosso, colore associato alle chiusure. La scelta di proseguire con le restrizioni locali, semmai da inasprire, senza però un lockdown generale, chiarisce il Comitato Tecnico Scientifico. Chi sta peggio stringe, chi va meglio può riaprire anche per limitare i danni economici. Bisogna adesso attendere che dove si è intervenuto i dati tornino a calare. Servono almeno 10 giorni dai provvedimenti. Nelle ultime 24 ore i casi accertati sono 23.600, 355.000 i tamponi. Nell'ultima settimana sono stati registrati il 25% in più di positivi. A causare una ripresa dell'epidemia così decisa, l'ingresso in Italia delle varianti. I virus mutano, questo non fa eccezione. Solo che il tampone indica la positività, ma non a quale ceppo. Il sistema utilizzato oggi per far diagnosi di SARS-CoV-2 è assolutamente affidabile ed è in grado di diagnosticare la presenza o meno del virus anche se ci sono delle varianti. Questo è dovuto al fatto che la diagnosi viene effettuata su 3 punti diversi dell'RNA virale. È chiaro che anche per questo motivo è importantissimo fare il sequenziamento e l'analisi genomica. Analizzare cioè il più possibile i campioni di virus in circolo e capire se cambia al punto da sfuggire al controllo dei tamponi o ridurre l'efficacia dei vaccini. Non preoccupa in questo senso la variante inglese, dominante in Italia, ma sono stati isolati anche casi di brasiliana e sudafricana, su cui ci sono meno studi. Un aiuto in più per migliorare la diagnosi potrebbe arrivare da una ricerca dell'azienda sanitaria Sette Laghi e dell'Università dell'Insubria a Varese, che ha trovato tracce di virus sulla superficie degli occhi, nelle lacrime. Come sempre, più sono i positivi, più aumentano in percentuale i casi gravi. I ricoveri per Covid in terapia intensiva sono attualmente più di 2.500, il 28% del totale. Il valore limite è fissato al 30%. 307 i decessi quotidiani. Vaccinare velocemente è dunque l'unica arma, anche per impedire che la barriera del vaccino possa spingere il virus a mutare ancora per cercare di continuare a infettare l'ospite. Del resto, in tutte le categorie vaccinate si è vista fin qui una notevole riduzione dei contagi.